Mi sono adottato due bellissimi, cioè due, un bellissimo brufolo, qua sotto al labbro e una bella puntura di non so cosa, di zanzare, cioè il periodo e quindi le zanzare mi odiano o il sangue buono, non lo so. E quindi dovrò chiamare Billy, questo carissimo puntino sotto al labbro, e questo non lo so, boh, dovrò trovargli un nome. Però Billy intanto è il mio amichetto che mi terrà compagnia per un po' di tempo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ancora non ci posso credere, sono riuscito a portare due video in una settimana. Sto canale sta tornando attivo e sono molto 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 felice. Oggi vi voglio portare la mia top 10 delle applicazioni che ho sullo smartphone. Quindi tutte quelle applicazioni che io utilizzo. Ne ho una sfilza, ne ho tantissime, però ovviamente non le utilizzo tutte perché molte sono più che altro per svago e altre invece sono più utili. Quindi tra tutte le applicazioni, che ne avrò tipo una cinquantina di applicazioni, per non esagerare ovviamente, vi voglio fare la mia top 10 delle applicazioni che utilizzo di più sul mio smartphone. Sì, io ho una mia top 10 anche per le app del telefono. Ultimamente ne sto utilizzando in particolare due o tre, ci saranno le ultime tre che dirò. Anche le altre le utilizzo molto, anche perché ora come ora avere uno smartphone e avere delle applicazioni che sono comode serve, perché siamo diventati tecnologici, quindi con la tecnologia si può fare praticamente tutto, da ordinare su internet, ascoltare la musica, a riconoscere una canzone e tante altre cose. Quindi ora vi farò questa lista e boh, se volete scaricarvele magari vi lascerò il link qua sotto in descrizione, quindi fate voi se non le avete ovviamente. E se volete sapere le altre applicazioni che ho sul mio smartphone potete anche chiedermelo qua sotto nei commenti, oppure dirmi le vostre applicazioni che avete sempre qua sotto nei commenti, così magari ci scambiamo qualche idea e qualche, non so, qualche applicazione. Ne conosco davvero tante, ma magari non conosco quelle che usate voi. Direi di partire subito, mi sono fatto la lista perché sennò mi dimentico anche le cose che devo dire. Partiamo dalla decima posizione, metto un gioco che utilizzo, mi piace abbastanza come gioco, e si chiama 2048. È un gioco di, diciamo, di logica. Non può sicuramente mancare il fatto di sapere che tempo fa fuori. Sì, vabbè, uno si può svegliare la mattina, vedere fuori dalla finestra e dire oggi c'è il sole. Vado oltre la giornata, quindi voglio vedere anche che tempo fa nei prossimi giorni. Utilizzo un'app per il meteo che si chiama 3B Meteo. Questa qua è l'applicazione e vi fa vedere, adesso non so se si vede, sì, vi fa vedere il meteo, vedete, per tutta la settimana. E quindi niente, vi tiene aggiornato ed è abbastanza affidabile rispetto a molte altre applicazioni che dicono molte cavolate. Io con questa mi trovo molto molto bene. Settimo posto, ho un'applicazione che non ne posso fare a meno, cioè fondamentalmente per le mie foto in particolare non ne posso fare a meno, ed è Snapseed. Snapseed è un'applicazione per modificare le foto, è stata sviluppata da Google ed è gratuita, ha tantissimi filtri, ha tantissimi effetti, puoi fare tantissime cose. Tutti i link, ripeto, ve li lascio qua sotto in descrizione. Se volete andarvi a comprare qualcosa, a vedere qualche applicazione, tutte quelle che vi sto dicendo ve le lascio qua sotto. Un'altra applicazione che utilizzo, iTranslate. iTranslate è un'altra applicazione che serve per tradurre le frasi. Se vuoi sapere una parola e vuoi tradurre quella frase, o comunque insomma vuoi tradurre una frase o tradurre una parola, è molto comodo perché insomma è molto veloce, intuitivo e ci sono tutte le lingue del mondo. C'è la versione quella a pagamento, ma io non l'ho scaricata perché non mi interessa. Puoi utilizzare quella gratuita, anche se ti dice fai la prova, tu fai ignora e ti fa comunque utilizzare l'applicazione senza acquistarla. Andiamo avanti. Un'altra applicazione che ho sul cellulare è Shazam. Shazam serve per riconoscere le canzoni che ascolti. Se tu tipo sei in un bar, sei in un ristorante, sei in un locale e senti una canzone che non sai il titolo, attivi questa applicazione. Dopo qualche secondo che ascolta la canzone, l'applicazione te la riconosce e quindi ti sa dire il titolo, si sa dire l'artista, ti sa dire il testo della canzone e dove trovarla, cioè ti dà tutti i link utili per scaricarla, ascoltarla su YouTube,
e quant'altro. È molto molto comoda ed è gratuita ovviamente. Tutte queste applicazioni, ragazzi, che vi sto dicendo sono gratuite. In alcune ci sono le versioni quelle pro. Ti scarichi la versione normale, però per avere cose in più c'è la versione pro. Ma dato che io non voglio spendere soldi per applicazioni, a meno che non è un'applicazione di quelle strafighe, non li spendo, quindi mi tengo la versione di prova o comunque versione gratuita. Un'altra applicazione, ragazzi, che non ne posso fare a meno è Instagram. La utilizzo tutti i giorni, tutti i giorni. L'aprirò tipo una cinquantina, sessantina di volte per fare le stories, per fare tutto, per caricare le foto, cioè che poi ultimamente le foto non le carico tantissimo, però se mi volete andare a stalkerare mi chiamo Lorenzo Barbantini, lo dico sempre. E niente, quindi ragazzi, Instagram e Facebook sono i due social network che utilizzo di più, che trovate qua sotto nella descrizione insieme a tutto il resto. E quindi ragazzi, io sono un Instagrammer dipendente, come si dice, Instagram, sì, Instagram dipendente. Ho la dipendenza per Instagram e anche per Facebook, però Facebook ultimamente sta un po' calando, cioè quindi lo utilizzo un po' meno rispetto a Instagram. Però, è comunque un buon social network, insomma, è gratuito, non si paga. Finché le cose non si pagano sono belle, quando si iniziano a pagare non va bene. Andiamo avanti, mi è utile, diciamo, quando voglio degli sconti, voglio pagare meno qualcosa, non che io sia una persona che voglio sempre pagare meno le cose, però questa applicazione certe volte aiuta a fare questo. Sto parlando di Groupon. Groupon è un'applicazione che serve per, insomma, per gli sconti, per vari tipi di sconti su ristoranti, sui viaggi, su qualsiasi cosa, insomma, che può essere scontata, insomma. Un'altra applicazione che utilizzo è questa, ragazzi. Stiamo parlando del cibo, ordiniamo le cose buone a casa. Sto parlando di Just Eat. Non c'è solo Just Eat, cioè nel senso, io prendo in considerazione Just Eat perché ho quell'applicazione. Però tipo a Bologna ci sono altre tre applicazioni. Cioè, cosa ordino? C'è Sniam, che Sniam è un po' più cara rispetto a Just Eat, però ha i prodotti, diciamo che ha i prodotti migliori, però vabbè, se uno vuole risparmiare va su Just Eat. Oppure c'è Pizza Kebo. Pizza Kebo era la vecchia Pizza Bo. Prima si chiamava Pizza Bo, è stata messa in pensione Pizza Bo e hanno preso Pizza Kebo, e penso che siano gli stessi ragazzi che hanno creato l'applicazione e il sito internet e l'hanno chiamata Pizza Kebo. Io però utilizzo di più Just Eat. L'ultima applicazione, ragazzi, che veramente non ne posso fare a meno, che la utilizzo sempre, la utilizzo per ascoltare la musica, ovvero Spotify. Spotify è l'unica applicazione che ho a pagamento, quindi sto pagando l'abbonamento mensile, perché si paga un abbonamento mensile. Ci sono i primi 3 mesi o 2 mesi gratuiti, ora non mi ricordo bene, però penso che siano 2 mesi gratuiti, poi dal secondo mese inizia a pagare 9,99 euro al mese. È poco per un'applicazione. Io la utilizzo per ascoltare la musica e puoi ascoltare qualsiasi tipo di canzone, cioè c'è tutto di più. Piuttosto di scaricarmi le canzoni, sì, che vabbè, sarebbe giusto anche scaricarsi le canzoni, però preferisco, insomma, avere un'applicazione dove ho tutto quanto compreso, cioè nel senso, con 9,99 euro mi posso ascoltare tutto quello che voglio. Si appoggia alla tua connessione internet, però consuma poco e devo dire che è molto 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 bello riuscire ad ascoltare tutte le canzoni che vuoi senza neanche pagare eccessivamente un abbonamento. Queste erano le mie 10 applicazioni che ho sullo smartphone. Se voi ne avete altre, se voi mi volete consigliare qualche altra applicazione che avete sullo smartphone e io non ne sono a conoscenza, scrivetemelo qua sotto nei commenti, così magari ne parliamo, ci confrontiamo e anch'io scopro cose nuove, scopro nuove applicazioni. Mi raccomando, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi qua sotto al canale, ragazzi, dobbiamo raggiungere i 500 iscritti, mi raccomando, conto su di voi. Io, come sempre, vi mando un bacione e, come dico sempre, pucci a tutti! Ciao!